Oggi spaghettino marzolino, ma questa ricetta non è per niente codificata, assolutamente. È la voglia di fare qualcosa di nuovo, di mai provato, ovvero uno spaghettino, rivalutazione dello spaghettino che non voglio più nessuno. Una bustina di zafferano oppure dello zafferano in pistilli, se lo trovate. Poi mezzo spicchio di aglio, della buccia di limone, del prezzemolo e poi io ho messo della sugna. A dir la verità, qui ci vorrebbe del midollo di ossobuco. Mannaggia trovata, però con la sugna posso tentare. Beh, in realtà è un'unione fra quello potrebbe essere l'idea di un risotto, ma non c'è il riso, c'è la pasta con lo zafferano e poi quella che viene chiamata gremolada, che è una salsina che si prepara proprio tritando finemente l'aglio, la buccia di limone e il prezzemolo. Va, prepariamolo, va. Con un coltellino seghettato otterrete queste listarelle della buccia di limone. Ci vuole un po' di pazienza. Ma voi avete tempo? Ci troviamo col coltellino e quindi tagliamo l'aglio a rondelline piccole 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 e quindi il prezzemolo. Ecco, intanto in prima approssimazione una tritata molto molto grossolana, i gambetti che sono saporitissimi e poi le foglioline. E quindi con un coltello serio, ben affilato, iniziamo a tritare tutto. La nostra salsina pronta, la gremolada. Il profumo di questa salsina è indescrivibile, vai giù. Meraviglioso. Acqua bollente, salata. E noi sciogliamo lo zafferano. Quest'acqua gialla ci servirà per irrorare gli spaghettini in cottura, risottandoli. Una padella bella calda e quindi la nostra sugna anzogne. Dobbiamo scioglierla. Quando la sugna è bella calda, mettiamo dentro due buccette di limone e uno spicchio, mezzo spicchio d'aglio. Quando l'aglio è profumato, aggiungiamo dell'acqua allo zafferano. E quindi aggiungiamo i nostri spaghettini che dovranno cuocere in questa emulsione. Sono 75 grammi di spaghettini. Se invece degli spaghettini volete usare gli spaghetti, vi conviene cuocere gli spaghetti per metà tempo in acqua e metà in padella. Lo spaghettino non ha bisogno della cottura in pentola, della precottura. Va benissimo anche così. Negli ultimi 30 secondi di cottura distribuite la gremolata, una mescolatina.
e siamo pronti ad impiattare. Impiattate così, alla fine un pizzico di gremolata cruda e tutti a tavola e buon appetito, bella frisca frisca, spaghettino marzolino, buon appetito. Assaggiamo. E come dicevano i vecchi antichi, cucù non ce ne sta più. È fornuto, io. Che dispiacere. Zafferano, Zafferano, vieni qua.